Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars. Signori, quello di oggi è un nuovo format che se dovesse piacervi potrei riproporre anche in futuro. È un estratto di un primissimo talk show che abbiamo fatto in live sul sito innominabile qua su YouTube, il link lo trovate in descrizione, dove abbiamo detto le nostre considerazioni in due parole su tutte le mappe che sono state annunciate per questa Brawl Stars Championship 2022, che oramai è sempre più vicina. Quindi ovviamente il tutto in compagnia del nostro team Replay Totem, pollice in su ragazzi per supportare il video, codice fare nello shop se non l'avete ancora inserito, e fatemi sapere con un commento se volete altri video di questo tipo. Vi lascio il video e buona visione. Sono uscite in questi giorni, in realtà già da un po', il 29 di gennaio, le mappe che effettivamente ci saranno durante la Brawl Stars Championship, ok? E sono state messe su Brawl Stars eSport. Adesso molto rapidamente, andiamo proprio a bruciapelo, parto, ve le dico e proprio in due parole mi dite se vi piace, se non vi piace, e insomma due parole sulla mappa, ok? Tipo sì perché mi piace usare questo, no perché non mi piace usare questo, e così via. Io ho le mappe davanti, vado in amichevole. Partiamo da Ozon, ok? Tre mappe, sono tre mappe per modalità. Parallel Place, Soy, Leon, Maru, Sandy, Coach. No, Mauri. Mi piace abbastanza perché è aperta, quindi più sono aperte le mappe più mi piacciono. Quindi ti direi magari Byron come brawler. Diego? Esotico. io dico baffo perché mi viene in mente Gale. Vado subito spedito, passo alla prossima. Tanto ve le dico molto rapidamente, così anche chi ci segue, insomma, vede, sa effettivamente poi le mappe e le faremo poi apparire in sovraimpressione. Ring of Fire, ragazzi. Partiamo da Inso. Ci sta. Ci sta. Maru. Ah, Meg. Mauri. Bell, tanta roba. Ah, ok, anche a me piace un sacco. Diego. Interessante. dai, Soy. Io prenderei o Leon o Surge. Soy Leon, infatti, Leon si piace. Potete anche usare un aggettivo se volete descrivere con un aggettivo così al volo. Guarda, io la dico così. Mi ricordo una giocata pazzesca che fece Soy con Penny in Ring of Fire. Così, a caso, non si usava per niente in quel periodo. L'ha fatta che mettere e ha fatto una bella partita. Ultima dominio. Dueling Beatles. Diego. A me non fa impazzire. Maru. Bella. Oh, ok. Inso. Io dico poco. Soy. Bang. Ah, così. Mauri. Odiosa. Troppo stretta. Io dico che sono larghe per Mauri. Infatti, è molto strano. Diego, nel frattempo riparte. Vabbè, Diego, lo mettiamo poi nel video così, no, se impanda anche le grafiche. Scusa, ho scaricato Brawl, quindi infatti. Non vorrei sapere cosa metti quando giochi a Royale, però. Quella mascherina con gli occhi stretti. Ecco la catena. Sì, c'ho quella dei 50 sfumature. Vabbè, mentre si barda, io vi dico il volo. Ems. Qua non so, io la vedo in Power League, Emza Manetta. Diego, ti prego, continua il video così. Allora, passiamo molto rapidamente alle Aced. E qua parto da Diego. La mappa si chiama Hot Potato. Vai, Diego. Hot Potato? Superlativa. Mauri. Bruttissima. Pensa la mappa che odio di più. Soy? Full Tank. Ah. No! Inso? Io dico full dritti a sto punto. Mamma mia, è stato tutto full. Maru? Rico. E io qua volevo dire Rico Worka. Bravo Maru. Bravo Maru, sei del club. Allora, seconda Ace. Bridge Too Far. Ah, Inso. E dicevi giocare sulle lane, ognuno sulla sua. Perdo sempre lei. Maru? Easy win, direi, sempre. Easy win. Soy? Col draft è orribile. Chi picca Piper o Nani vince. E Mauri? Abbastanza skillato. Diego? IDK, I don't know. È una mappa un po' particolare. Ultima rapina. Safe zone. Partiamo sempre da te, Diego. Ti dirò, a me piace. Io qua vi dico che se non rompi il muro puoi anche non giocarla. Maru? Boh, non lo so ancora. Soy? Bella perché è una delle poche mappe in cui si vede costantemente usati Rico e Brock. Tipo Colt e Brock. Ok. Riproviamo con Maru. Bello. Inso? Equilibrata. Equilibrata, ah, bello, mi è piaciuto questo. Mauri? Rico, troppo forte Rico.
Anche a me piace, però questa forse è una delle mappe dove mi piace meno, Enrico. Allora, molto rapidamente andiamo con le bounty, ok? Ci siamo già sulla seconda parte. Bounty. Allora, la prima è Layer Cake, parte Inso. È difficile. Ti do un assist. È la mia mappa bounty preferita. Le dico Spawn Trap. Mauri. Gin. Anzi, posso cambiare? Vai, cambia. STMN. Ok, Diego? Posso dire qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa, Layer Cake. Puoi anche non guardare la mappa, sentire Layer Cake e dire mi viene fame. Io dico siete tampo. Siete tampo, va bene. Soy? Non l'avrò mai giocata. La preferivo prima del PL format. Maru? Rico, per forza. Rico, qua? Molto Layer Rico. Cake. Ci sta Rico? Madonna, è fortissimo. Ferre. Ma hai provato? Ma i mondiali li hai visti? No. No, io non l'ho mai provato, giuro. Cosa devo dire, Rico? Non lo so. Allora, Shooting Star, Maru, riparti tu. Max qua, bellissimo. Dai, qua non resisto, devo dirlo io prima che lo dica qualcun altro. Team Totem che viene full killato in un secondo. No. Una lacrimuccia in chat. Ragazzi in chat, spammate le pipe perché piangono, per favore. L è questa. Diego, se ti dico Shooting Star, oltre alla canzone. Brillante. Brillante. Soy? Anche questa orribile con il draft. E il Mauri invece? Spaziosa. Spaziosa, questa ti piace, immaginavo. Ok, ultima bounty, Dry Season. Diego? Asciutta. Vabbè, sei un sommelier delle mappe. Inso? Io dico tic, tic, tic. Mauri? Simmetrica. Maru? Chiaro. Renato Zero. Ruffa. Cosa hai detto, brutta? Roof. Ah, roof, ok, sì, in effetti è vero, tu lo usi spesso. Soy? Sprout. Sprout, sì, anche è vero, ci sta. Passiamo alle Brawl Ball, visto che è la vostra modalità preferita in tutte le salse. Super Stadium, Maru. Bea. Mauri? Bea. Diego? Impegnativa. Soy? Surge. Vai, coach. Brutti Spawn. Ok, ci sta. Pinhole Punt. Qua parti te, Mauri. Byron. Soy. Arrembaggio a prendere l'erba. Maru. Oddio, mi dissocio. No! Vabbè, Diego è perfetto. Maru. Amber. Diego, vuoi aggiungere qualcosa al mio dissocio? Ma non credo, basta. Inso. Ingiocabile. Ingiocabile addirittura. E io qua dico, la prima cosa che mi viene in mente è quadrato. Però non dico d'erba perché sennò è un casino. Mi dissocio. Ultima Brawl Ball, Sneaky Field. Maru, Sneaky Field. Non mi piace. Diego. Che dico, boh. Boh. Ball Brawler o boh, nel senso boh, non lo so. Boh. B-H-O. Oh, ok. Coach? Rico Diaciapi. Diaciapi. Ok. Soy? Dipende troppo dagli spawn. Nessuno ha detto Shelly qua, eh. Qua è forse l'unica mappa del mondo dove worka Shelly. Non in competitive, per carità, però. Se domani vedremo Shelly. Ah, dici che ci sta? Beh, non l'abbiamo giocata. Però è particolare come scelta. Non è che uno vede sta mappa e mette Shelly. Dai, non mi dire di sì. Non sì, sei no. Convintissimo, però. Sì, no. Vabbè, col draft è difficile. Cioè. Allora, arriviamo alle gem grab. Qua parto io. Hard Rock Mine, Rico worka. Coach. Ash pazzi. Soy? Super counterare Rico. Cavolo. E Diego? Ti dico, mi associo a Ferre. E quindi Rico work anche per lui. Mauri? Piper, anche se non lo siamo più. Ok. Quasi c'è della nostalgia in quel commento. Maru? Mortis, ma qua piace molto. Crystal Arcade. Maru? Tara. Io dico che qua non mi piace. Diego? Dico Piper. E Mauri? Bisogna aiutare subito il lane all'inizio perché è importantissimo. Coach. Applauso qua. Facciamo un applauso a Mauri. È perché ha proprio fatto la lacrimuccia che fa il maestro quando riesce a insegnare qualcosa a un alunno. Io mi associo a Mauri. Inso, ti associ a Mauri? O vuoi dire altro? No, basta. Ha già detto tutto. Soy? Mappa che dipende troppo dal primo matchup. Ok. Ultima gem grab. Arco doppio. Double swoosh. Diego, se ti dico double swoosh, cosa ti viene in mente? No, già che mi hai detto arco, la odio. Ah, boh. Perché penso all'arco X, quindi... Ah, ok. Cioè, proprio subito il paragone, sì, con Royale, che lo sto giocando io arco X in realtà. Quindi, vabbè, lasciamo magari un discorso per un'altra talk show. Dici sì, stiamo abbandonando la conversazione. Io, ragazzi, dico, se Mauri non mette Gin, non c'è nient'altro da... Cioè, Mauri Gin, basta. Mi viene in mente Mauri Gin sempre. Basta. Coach. Io dico Brum Brum. Brum Brum. Perché Brum Brum?
Questa sì, metterà Lamborghini. È il nome in spagnolo. Ah, Brum Brum si chiama in spagnolo. Non lo sapevo questo. E dai, Soi. Io dico sofferenza perché gioco sempre nel lane a destra, che è svantaggiato. Ok. Maru, arco doppio. Tara. Mauri. Troppi cespugli vicino al mid. Infatti, chi ha Jin è troppo pericoloso. E chi è che ce l'ha Jin in genere? Dipende chi ha il primo pick. Chi ha il primo pick. Ultima ciliegina sulla torta, che magari alcuni ancora non lo sanno, ma in realtà è ufficialissimo. Quest'anno ci sarà una nuova modalità, KO. Tre mappe, le vediamo rapidissime. Io sinceramente non ho idea veramente di cosa mi direte. Qua imparo, prendo appunti. KO si chiama Goldarm Gulch. Sì, oddio, Soi. Galleria all'erba destra. Maru. Tic. Soi. E Soi, buonanotte, di nuovo Soi. Inso. Io dico speed nell'erba e corriamo. Mauri? Byron Frank. E Diego, togliti un attimino speed nell'erba che ha detto Inso. La mappa si chiama Goldarm Gulch. Oh, dico skillata. Io dico che qua ho beccato una volta Grom e mi sono messo a piangere. La seconda, penultima, ragazzi, è Flaring Phoenix. Io parto io, Phoenix mi viene già in mente. Già mi dà una brutta sensazione, solo la parola Phoenix. No, bruttissima, mi viene in mente la Chango Master. No, no, no. Diego. Dico risorgimento, visto se parla di Fenice. Benissimo. Inso. Tu non work. Tu non work, eh? Mauri. Byron. Soi. Campeggio. Campeggio. Perché devi stare un minuto a round ad aspettare che arrivi la tempesta, se no non ci si colpisce. Maru? Jin. Ok, ci sta, beh, così ti colpisci per forza. L'ultimissima è Bells Rock. Spero di averlo pronunciato bene. Partiamo dal coach. Beryl, direi. Soi. Sprout. Maru? Full dritti col Byron. Full dritti col Byron. E Mauri? Se si fanno i focus giusti, si vince. Diego. Non so più cosa dire, ce la faccio. Non ce la faccio. No, che paura che sto a pensare. Non è... sto a pensare che cosa dire. Io ragazzi, vi dico che sta dura, mappa... dura. Dura. È l'ultima, Diego, ce l'hai fatta. Dico, possiamo fare un applauso a Diego in chat, ragazzi? Complimenti, Diego. Comunque, io sta mappa, ragazzi, non mi ricordavo che esistesse su Brawl Stars. Proprio questa... Ma perché è già uscita? Se già giocavo, mai visto. Allora, adesso, chiuso questo piccolo spezzone che è stato un po' strano, poi... montaggio, faremo una cosa carina. Ovviamente per chi ci sta guardando da YouTube, un salutone e chissà che magari non riproporremo questo format. Fateci sapere con un commento se vi ispira. Vi mandiamo tutti quanti un saluto. Salutate che da YouTube ci salutano.